però si è voluto coniugare insieme due temi che in questo momento per il territorio italiano sono sicuramente due temi di attualità. Il primo è quello con cui inizieremo, con Prosperini che ci farà una presentazione dei lavori che sono stati fatti appunto dal MISE e quindi dal progetto Aree Interne sull'analisi di quello che è il territorio e italiano in relazione agli eventi sismici. Eventi sismici come calamità naturali, il territorio è ricco di risorse sicuramente, ma è talmente ricco di risorse che allo stesso tempo è un territorio fragilissimo da un punto di vista di catastrofi naturali, tra virgolette. La sismicità è sicuramente una delle caratteristiche principali del nostro territorio. Come devono rispondere i territori ai eventi di questo tipo? Sicuramente con una programmazione di lungo termine. Non basta una buona prevenzione logistica, di intervento, di salvaguardia immediata, ma una programmazione di lungo termine che veda proprio una difesa delle comunità da parte di questi eventi. Come eventi iniziamo dal sisma, che come dicevo è quello che ha caratterizzato il nostro territorio e caratterizza molte aree interne. Inviterei subito Paolo per restare strettissimi. Il percorso poi andiamo oltre, perché oltre ai problemi sismici, le calamità naturali oggi con gli effetti climatici, l'aumento degli effetti climatici, abbiamo anche, giusto? No, questa. Abbiamo anche un discorso che è legato alla gestione e il governo del territorio per la prevenzione da quelli che sono eventi estremi. Prego Paolo. Sì, diciamo, mi ha fatto un po' spoiling Sabina ieri nella plenaria, quindi qualche cosa sarà un po' ripetuto. A noi quello che interessa come gruppo centrale che segue contemporaneamente le aree interne, tenendo in mente una prospettiva non banale che quella della ricostruzione, è farvi vedere cosa stiamo facendo, raccogliere anche qualche sollecitazione, perché abbiamo la sensazione, come tema generale, che rischiamo di fare operazioni come sistema paese che ricostruiscono per poi richiudere, e poi vi dico a cosa mi riferisco. Io vado molto veloce, mi soffermerò su tre. Tenete conto che il tipo di presentazione è tale per cui sono obbligato ad aggiungere alcune cose a voce che poi successivamente non ritroverete più. Questo è un po' la parte istituzionale, alcuni commenti all'atere li faccio nella presentazione. Vabbè, queste sono cose che voi conoscete, le avete viste ieri, non c'entro in particolare. Riparto da queste slide che sono quelle classiche, perché noi stiamo provando a soffermarci sul primo bullet come gruppo che segue contemporaneamente l'area sisma, migliorare l'uso delle risorse, perché siamo in una situazione in cui le risorse finanziarie sono stratosfericamente alte, anche in termini prospettici. Non ci sono risorse di capitale umano, perché non ci sono fisicamente, e come dice una persona che abbiamo incrociato a San Benedetto del Tronto scherzando, però tutto sommato sulla costa non si sta male, uno di Arquata, che è il segnale in cui potrebbe veramente cambiare l'assetto demografico di un territorio, perché il tema è il convincimento che in un territorio diverso da quello dove si è stato, vi parla una persona di 50 anni, fino adesso puoi stare bene anche da un'altra parte e costruire un disegno di vita. Questa è evidentemente la primissima preoccupazione. Tralascio il tema chi paga cosa, perché quello è un altro tema. Parimenti ci stiamo preoccupando del tema della riduzione dei costi, della deantropizzazione, ma non purtroppo come era prima, ma come è adesso, perché è un altro meccanismo di deantropizzazione. Cosa succede? Giusto per dirlo, questa era un'area assolutamente interne, cioè le dinamiche di spopolamento tra le peggiori d'Italia prima.
E questo finalmente siamo riusciti a farlo emergere dai sindaci che hanno preso coscienza che purtroppo il terremoto ha accelerato un processo che era assolutamente. In alcune aree parliamo di un livello di persone di popolazione anziana sopra il 65% del 35%, il che significa a meno che non si deportano coppie fertili che hanno voglia di installarsi lì, significa la chiusura a 15 anni di quel paese, la chiusura in termini di popolazione. Bene, tralascio questo approccio. Su questo mi ci fermo, perché noi non riusciamo a far passare al territorio, voi sapete che l'emergenza finisce il 1 agosto, termini legislativi, quindi la protezione civile il 1 agosto dà le chiavi al commissario Errani, in parte gli sta dando qualche cosa adesso, e gli dice io ho finito, adesso è tutta ricostruzione. In queste aree la prospettiva di cui si parla adesso con i sindaci è da qui a dicembre, da qui a novembre, comprensibilissimo, però capite che nel ragionamento, e poi ci arrivo perché dico nel ragionamento di aree interne, da qui a novembre cominciamo a vederci e incontrarci, noi ragioniamo come sarà il tuo territorio da qui a 25 anni. Premessa, come siamo stati tirati dentro, l'ha detto Sabrina Tatella, noi siamo stati tirati dentro da una telefonata del 28 agosto del ministro che ha detto abbiamo bisogno che date una mano a Errani a definire le aree. Terremoto era il 26, per cui 6 persone in una settimana abbiamo provato a definire le aree con una coerenza di aree interne, le aree del cratere. Le prime aree del cratere erano tutte aree interne, giusto per dircelo. Poi quelle di ottobre sono aumentate. Questa è la situazione al 30 ottobre, mi pare che più o meno riuscite a vedere dell'area di Ascoli Piceno, Maceratese, Umbria e le due abruzzesi. Poi, come succede in queste dinamiche, a fronte di risorse ingenti per i territori, una crepa nel muro condiziona l'appartenenza o no del comune al cratere. Lo dico perché, dalla stima che ha fatto la Protezione Civile, questo è il quadro a oggi, mi dispiace ma la risoluzione non è ottimale, il numero di comuni è assolutamente sproporzionato rispetto alla reale, spegniamo la luce e così abbiamo una migliore alla reale, se spegniamo la luce abbiamo una visione, prego continua, ci penso io, alla reale entità. Questo cosa ci comporta? Ci comporta che continuamente, a differenza di tutto il sistema aree interne nazionale, noi a ogni riunione ci propongono di unire un comune perché comunque è nel cratere. I due meccanismi, stiamo cercando di farli ragionare reali, non sono paralleli e non si dialogano, ma non possono essere sovrapponenti nel meccanismo che uno è nel cratere e quindi deve stare nell'area interna e uno è nell'area interna deve stare nel cratere. Sono modalità diverse di configurare il territorio anche perché hanno finalità diverse. Questa è una delle maggiori difficoltà. La seconda maggiore difficoltà, tralascio, se voi leggete il meccanismo legislativo e ordinamentale delle ordinanze, è un meccanismo, come lo chiamo io, calcareo, cioè si stanno assommando norma su norma su norma. Concrezioni, grazie. Buono, naturalmente noi lo utilizziamo per fare questo, per esempio, naturalmente altro materiale, poi produciamo mobili e altri prodotti e poi ancora gli scarti noi li utilizziamo, ma abbiamo ancora altre possibilità per valorizzare le nostre risorse. Per esempio gli aspetti sociali, quanto lavoro serve per scaldare una casa per un anno se usiamo le risorse forestali, questo è il risultato, avanti ancora, vado molto rapidamente, e cioè il legno crea posti di lavoro nella tua regione da valore territorio. 23 ore se noi usiamo la valorizzazione dei prodotti forestali, 3 ore di lavoro se usiamo i prodotti petroliferi perché ci arrivano dall'Arabia Saudita, 1 ora e mezza se usiamo di gas. Mettiamo a confronto una comunità che usa per il riscaldamento i combustibili fossili e biomasse alla stessa misura, il 50%, quali sono gli effetti per la società? Sei bravissimo nel darmi questo supporto, ti ringrazio. I posti di lavoro creati in questo caso usando questo prodotto sono 31, in quest'altro caso sono solo 4. Avanti ancora.
aspetti economici, naturalmente, siccome importiamo dalla Gazprom e dall'Arabia Saudita, sono questi gli effetti rispetto a quest'altro, quindi abbiamo anche un risparmio delle comunità. E quindi, se guardiamo la parte delle emissioni, abbiamo un rapporto di 39 a 1 rispetto alle emissioni di CO2 equivalenti. Avanti ancora, questo è un lavoro fatto dall'Agenzia Energetica Austriaca, immaginando di spostare al 100% l'approvvigionamento, in questo caso il riscaldamento, e quindi ci sono le comparazioni, 8,5 posti di lavoro, 61 posti di lavoro, è un sistema calcolato, ma non voglio perdere tempo su questo, procedi ancora. I consumi sono importanti, ma ci sono anche i paradossi. Ecco, mi allaccio a chi ha detto abbiamo bisogno dei numeri, ci mancano i numeri, e quindi confidiamo che l'Istat abbia voglia di mettere mano, diciamo così, alla ricatalogazione dei numeri. Noi abbiamo un corso lavoro di stime, ma il paradosso è questo: l'Italia è il più grande consumatore di pellet del mondo a scala domestica, siamo quasi arrivati a 3 milioni di tonnellate, ne produciamo solo 400.000. L'Italia è il più grande importatore del mondo di energia di legna da ardere, pazzesco, abbiamo un patrimonio forestale e siamo diventati il primo importatore mondiale, secondo il Giappone, di legna da ardere. È incredibile, abbiamo i boschi che, come dire, marciscono e noi abbiamo le opportunità. Naturalmente io parlo in un'ottica di gestione forestale sostenibile. Il bosco va visto alla distanza, non a breve. Il bosco va immaginato, venendo su per la strada, abbiamo visto dei tagli matricinati, anche in questo caso interessanti. Bene, in quel taglio fatto bene ci si ritornerà fra 20 anni. E nei prossimi anni quel bosco diventerà ancora più bello, perché finalmente abbiamo dato aria a quel groviglio che aveva bisogno di una gestione intelligente. Io salto tutti questi pezzi perché credo che sia importante. Nelle prospettive c'è ancora margine di sviluppo, di valorizzazione energetica della biomassa legnosa, della termica. È pressoché quasi fallimentare produrre energia elettrica e basta dalle biomasse, perché si butta via la termica, la cogenerazione termico-elettrica a piccola scala, a scala territoriale, è molto interessante. Ci sono alcuni scenari che si possono disegnare, le imprese boschive forestali vanno costruite, vanno rafforzate, bisogna lavorare, un minuto, ma faccio ancora prima, forse meno. Abbiamo un problema di professionalità, se noi vogliamo far attivare delle filiere per fare delle mini reti di teleriscaldamento nelle zone colpite dal sisma, per esempio, interessantissimo, dobbiamo ricostruire i sottoservizi, possiamo fare i teleriscaldamenti delle intere frazioni, ma abbiamo bisogno di costruire delle professionalità, delle imprese boschive e forestali molto avanzate. Per dirla nelle parole di Rao prima, oggi abbiamo le imprese forestali austriache che non solo hanno invaso il Friuli, sono arrivate in Toscana, sono organizzatissime e portano via il legno, si portano anche la birra. No, sì, perché cosa consumano i nostri posti? Poco, niente, e poi si portano il materiale in Austria, dove ci sono le grandi segherie. Abbiamo abbandonato quasi l'industria di prima lavorazione del legno, le più grandi segherie sono tutte ormai in Austria, noi le abbiamo quasi abbandonate, magari riportando indietro con una strategia intelligente possiamo riattivare anche nelle aree interne delle attività interessanti dell'occupazione e dello sviluppo locale, aggregazioni a rete, una serie di indicazioni per sviluppare queste piattaforme in maniera interessante, e io direi che con questa modalità ho concluso. Quindi ancora, che forse l'ultima, ancora, ecco questa, andate a leggere di questo libro molto interessante, che è Norwegian Wood, che è un libro di filosofia e come accatastare la legna in una strategia. Mi ha già ripreso la dottoressa. Andiamo in plenaria, okay. Dobbiamo andare in plenaria, quindi difficile per gli addetti lavori, qui potete immaginare la difficoltà che hanno sul territorio, e tenete conto che sul territorio il sistema paese è presente solo per la protezione civile, che fa un'altra cosa, per cui l'agricoltore che ci dice: ma io quando esce l'ordinanza sulle stalle, scusate un esempio, ma veramente è uscita, sì, a me non me l'ha detto nessuno, e non ne parlo di quella che ha 4 mucche, vi parlo di quella che ha 200 capi di diverse animali. Questo è il quadro, sono un numero di comuni spropositato, sono comuni minuscoli,
la media di abitanti è molto più bassa delle aree interne. Sono comuni caratterizzati da un numero medio di frazioni che oscilla intorno alle 15-20. Cosa significa 15-20 frazioni? Voi sapete che quella più famosa, che è Amatrice, conta 36 frazioni. La frazione sono due case, quindi 8-10 persone, che però costituiscono una subunità urbanistica del sistema comunale. Stiamo cercando di tenere bloccato questo tema, come vi dicevo, della perimetrazione territoriale, perché non si può fare pianificazione di lungo periodo se continuamente si cambia il perimetro. Ovviamente l'abbiamo cambiato quando, ahimè, ci sono stati gli eventi sismici, non lo vogliamo cambiare di nostra sponte. Cosa stiamo facendo noi rispetto al sistema della costruzione dell'ufficio del Viaggiante? Noi stiamo facendo quattro cose. La prima parte, che è l'articolo 3 del decreto che abbiamo scritto noi, in cui mettiamo a disposizione l'analisi territoriale, l'ascolto del territorio e la coprogettazione, che sono cose che facevamo anche sulle altre aree interne, con una piccola differenza, perché per l'analisi territoriale stiamo lavorando su dati 2015 e le proiezioni 2016, cosa che per le altre aree non facciamo. L'ascolto del territorio, questa è un'altra differenza rispetto ad un sistema classico, perché non c'è una innervatura di attori del territorio presenti. Noi, i veri attori del territorio che troviamo sono un sistema di ONG, di volontariato, perché gli attori tradizionali, rappresentati se no dagli intermediari, le associazioni, de facto non ci sono, cioè non ci sono fisicamente, sono magari ancora, sono a Fermo, sono a di proposte, che al momento però trovano l'unico punto di riferimento, come giusto che sia, i sindaci, con la differenza fondamentale tra i sindaci che sono fisicamente rimasti e i sindaci che non vivono nel comune in cui amministrano. Lo racconto perché non è banale, nel senso, chi è rimasto rimane, questa è quella che abbiamo la sensazione. Chi è uscito, secondo noi ci saranno molte difficoltà che rientri in tempi brevissimi. Ci sono sindaci che pagano il servizio di trasporto, lo paga la regione, per fare fare ai bambini 90 km di strada per portarli nella loro scuola sotto una tenda. Così introduco il secondo argomento. Quali sono i temi che stanno emergendo? Due li ha detti Sabrina, l'ufficio tecnico unico, che è un'esigenza che loro sentono, che sente il sistema centrale, di parlare con un soggetto solo. L'esempio è, per chi ne ha condizione, nel terremoto dell'Aquila sono stati costruiti degli uffici, l'area era più semplice, non c'è dubbio, ma permettetemi il paragone, degli uffici per la ricostruzione che erano l'interfaccia del centro con il territorio. Bene, qui il meccanismo è molto complesso, perché quattro regioni, un ufficio per regione, la regione Marche ce ne ha tre, per cui l'ufficio centrale, anche noi parliamo con la regione Marche, tre uffici sul territorio e il territorio, che, come dire, come il giochino del telefono senza fili, la comunicazione parte da una parte e arriva un po' diversa dall'altra. La scuola, ieri se ne è parlato, è un problema identitario, però è un problema che a noi preoccupa. Perché? Perché abbiamo fatto una serie di proiezioni e al momento sapete che c'è un'ordinanza del commissario che dice che 21 scuole saranno costruite. Così dove erano? Come si è arrivata alla definizione di queste 21 scuole è abbastanza complicato. Ok, ne prendiamo atto, su queste 21 scuole l'attività didattica inizierà e poi entro questi giorni, entro fine maggio, sarà presentato il piano pluriennale di ricostruire le scuole. Stiamo parlando di 500 plessi, il che significa, cioè possiamo dire, che le risorse non ci sono. Ora, stanziate, quelle che sono stanziate sul pluriennale non ci sono e quindi bisognerà dare una priorità. Cosa succede? Cosa stiamo cercando di dire ai territori? Attenzione, perché le scuole sono ricostruite là dove erano, così come erano. Quindi scuole, la più recente probabilmente del 70, scuole in cui la ricostruzione comprende
l'adeguamento sismico, ma ne va oltre, e quindi con dinamiche di spazi, e non si cura la parte della didattica, che francamente ci sembrerebbe abbastanza importante. Bene, nelle due aree che abbiamo provato a dire questa cosa, dicendo ma perché non vi mettete a tavolino e fate un ragionamento territoriale, il più tipico è due frazioni a 2 chilometri, i comuni diversi, le scuole si costruiscono lì a 2 chilometri, non vi sto citando una buttata, proprio reale. No, la scuola ognuno è ogni comune. E questo a noi ci sembrava un tentativo di dare un messaggio forte in cui si ricostruisce meglio. Si ricostruisce una scuola migliore, probabilmente a una distanza paricentrica, e su questo la strategia nazionale può fare molto, perché può mettere a disposizione quelle infrastrutture di trasporto, di servizi per collegare le scuole, che sono uno dei problemi che blocca. Altri due temi importanti, ovviamente la prevenzione, che ha abbastanza a che fare, finalmente sta passando l'idea, al di là di quello, che non si può ragionare in aree sismiche senza la prevenzione del territorio, non la prevenzione sismica. Perché? Perché l'area Valpino Valvestina non è un'area terremotata in senso stretto, era una di quelle famose che dice l'Europa, ma ha avuto una serie di smontamenti, quella del 18 gennaio più famosa, che continuano tuttora, e loro di fatto, non sono, lo dico con rispetto ovviamente dei soggetti, non sono mai stati capaci di dire alla regione: noi siamo un'area con piccoli smontamenti continui, per favore dedica una parte di quei fondi strutturali dell'asse 4-5 sulla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico. Ultime due cose, giovani imprese. Cosa significa giovani imprese? Questo ci è arrivato al territorio, un po' bruscamente, riportateci giovani, non ci riportate vecchi, se la dico così, però il concetto, perché sono gli unici che potranno riuscire a cambiare il territorio. È collegato alla scuola, ma non è collegato, perché per i sindaci i giovani sono i ragazzi dai 18 ai 30, sostanzialmente, dai 16 ai 30. E come, qual è la lettura che ci danno? I giovani li dovete far fare qualcosa oltre al lavoro, se no qui non ci ritornano. L'esempio tipico è un paio di sindaci che ci dicono: ricostruiteci il circolino Arci, perché lì si trovano e lì hanno un motivo per rimanere, per avere altro. Ultima cosa è le imprese, in termine un po' alto, perché in realtà la richiesta che arriva è: fate degli strumenti, suggerimento a livello centrale, degli strumenti che siano tarati sulle reali necessità. Per cosa significa reali necessità? Significa per riaprire un negozio di alimentari io non ho bisogno di 10.000 euro, perché 10.000 euro mi battono i denti, non riesco a comprare merce, a ristrutturare, ho bisogno di una cifra tale che mi permetta che quel negozio esiste 3 anni, non ne scorte. Quindi cosa significa? Significa strumenti di incentivazione quali de minimis abbastanza agili ma ben tarate. Questo nasce un po' anche dall'esperienza di alcuni casi passati, tipo forse l'Aquila, dove lo strumento è stato utilizzato non perfettamente bene e con tempi lunghissimi. La gestione del bando de minimis dell'Aquila è in corso adesso, quindi stanno approvando il regolatore, capite bene che se fai passare 7 anni non succede più niente. Dove siamo? Noi siamo qui. Su queste aree stiamo provando a fare una forte semplificazione rispetto al nostro meccanismo, che è qui. Per chi c'è passato, dove c'è l'assistenza tecnica delle Madonie, si passa dal preliminare senza una strategia, cioè si fanno direttamente le schede. E volendo siamo molto vicini. L'obiettivo che ci stiamo dando è di portare almeno 2-3 aree al preliminare entro la fine di luglio, di modo che in corrispondenza con la fine dell'emergenza questi possano già lavorare su una strategia. Sono partite tutte, non è partita la Valnerina, che è quella di Norcia per intenderci, perché una serie di ritardi dovute a cose concomitanti. Cosa ci aspetteremo, cosa stiamo cercando?
che ci fossero dei temi, i temi che vi ho detto sono quelli emersi fino adesso, noi non ne stiamo imponendo nemmeno uno, stiamo cercando di farli capire che scuola, ufficio unico e giovani sono le tre cose che francamente dovrebbero essere da tutte le parti. Segnalo che una cosa interessante che sta emergendo è che rispetto a quello che tratteremo a seguire c'è una volontà forte di ragionare sul meccanismo, correggimi se sbaglio, di autoconsumo delle risorse del territorio. Vale a dire, l'esempio tipico è le aree abruzzesi, che si sono trovate con la questione dell'elettricità con Enel in una situazione in cui loro ormai avevano pensato che alcune risorse del territorio le potevano rimettere in un circolo più chiuso, per cui si erano, dal loro racconto, sono affidati a Enel in tutto e per tutto, il sistema poi non ha funzionato e a partire dal capoluogo d'era, per non parlare delle zone più interne, sono rimasti 20 giorni senza elettricità, quindi totalmente. Ecco, queste cose stanno venendo fuori in maniera, come dire, volontaristica, ma da parte dei tecnici. Io mi fermo qui e poi. Grazie Paolo. Due concetti che sono stati affrontati da Paolo su questa panoramica li rivedremo poi dopo. L'area in terremoto, cioè le quattro aree, uso il terremoto perché ad Amatrice ultimamente siamo stati a un evento e il sindaco ci diceva: signori, noi non siamo una zona terremotata, noi siamo una situazione in continuo terremoto, perché il sisma è continuo e vivono queste realtà. Ci torneremo con un'altra presentazione sul discorso dell'autoconsumo, un'economia circolare locale, di autoapprovvigionamento, ci torneremo anche dopo. Però adesso passerei la parola appunto al collega rappresenta comunque la Garfagnana, perché il passaggio successivo che vogliamo affrontare è proprio cercare di capire come il territorio affronta poi nella costruzione delle sue strategie, nella costruzione di un suo percorso di prospettiva, come inserire poi appunto gli strumenti esistenti, diciamo, istituzionalmente presenti dallo sviluppo rurale ai POR eccetera, per costruire una prevenzione. Stiamo parlando di un territorio che non è terremoto, la Garfagnana. Lascio la parola a te per vedere questo progetto come si incardina, il progetto regionale come si incardina poi nell'attuazione della strategia. Sì, grazie, buongiorno a tutti, cerco di essere veloce. Noi siamo responsabili dell'area pilota sulla strategia nazionale dell'interno Garfagnana-Lunigiana. Tanto per darvi un'idea geografica, siamo la punta nord della Toscana, siamo due aree continue, appunto l'area della Garfagnana e l'area della Lunigiana, in due province distinte, cioè Massa Carrara e Lucca. 1063 km quadrati, la cosa interessante, sono 37 abitanti per chilometro quadrato, questo ci dice qualcosa rispetto al resto, per esempio, della media della provincia di Lucca, che è di 220 abitanti per chilometro quadrato, o della provincia di Massa, che è 170, la regione Toscana 162, quindi è un'area abbastanza diciamo rarefatta come presenza. E questi sono i concetti che ha ricordato prima anche Paolo, riguardo anche all'importazione di coppie inerti. Secondo me sarebbe interessante, perché effettivamente noi come spopolamento nell'area complessiva solamente negli ultimi 35 anni se ne sono andati un abitante su 4. E soprattutto il dato più preoccupante è che negli ultimi 15 anni la popolazione anziana aumenta del 2,5, quella giovanile c'è da 0 a 14 invece del 12. Quindi praticamente siamo un'area che senza un'azione strategica non ha grosse prospettive per una futura ripresa demografica. Questa è l'area della strategia nazionale, quindi sono 15 comuni periferici e 4 ultraperiferici. È un territorio di cerniera, come vedete, nel contesto generale tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, e quindi ha anche delle caratteristiche, diciamo, geografiche, delle risorse interessanti che possono costituire la base per il rilancio economico e sociale. Ecco, noi nella nostra strategia, accanto a quelle che sono indicate come requisiti fondamentali, quindi la mobilità, la sanità, l'istruzione, abbiamo inserito questo che è la sicurezza e la tutela del territorio. Se noi non riusciamo a dare come precondizione indispensabile sicurezza alle persone che vivono sul territorio,
probabilmente sarebbe inutile continuare a parlare di tutto il mondo. La nostra un'area che è ad altissimo rischio dal punto di vista di dissesto sociologico, anche per i motivi di cui dicevo prima, quindi lo spopolamento sicuramente ha innescato tutta una serie di fattori scatenanti. Queste qui sono foto di qualche anno fa, non di un milione di anni fa, due o tre anni fa, vedete, sono case che vengono portate via quasi completamente. E quindi da questo emerge come sia veramente importante e fondamentale la tutela e la manutenzione del territorio, quindi la parte diciamo idrogeologica, ma questo diciamo è un settore che non fa parte della chiacchierata di stamattina. Concentriamoci un attimo sul rischio sismico. La nostra è un'area che è tra le più considerate tra le più a rischio sismico, più elevato a livello nazionale e il più elevato in Toscana. Storicamente abbiamo avuto moltissimi eventi, quello più disastroso del 1920 che fece circa 200 morti, l'ultimo in ordine di tempo nel 2013 era colpito proprio per Carcagnana e Lunigiana con una magnitudo di 5,2. Non ci sono state vittime, ci sono stati un po' di danni, ma tutto sommato vale anche tantissimi e vi spiegherò il perché. Questo è l'evento sismico del 1920, il magnitudo 6,5, 171 morti, non so quanti feriti e tutto il resto, mitigato dal fatto che avvenne alle 7.56 della mattina, quando la gente a quel tempo era tutta a lavorare nei campi, e quindi diciamo è stato tutto sommato come effetto nei confronti delle vittime meno negativo di quello che poteva essere. In ordine di tempo l'ultimo è questo, l'evento sismico del 2013, tra il 25 gennaio e il 21 giugno dell'anno dello stesso anno si sono verificate 2.500 scosse, alcune di magnitudo sopra il 4 con una punta del 5,2 del 21 di giugno, e che ha messo molto diciamo in fibrillazione il territorio. Voi capite che insomma è un territorio montano, un territorio con quella rarefazione di cui abbiamo visto prima e sulla quale torneremo. La parte sinistra è l'aggregato delle scosse che si sono verificate nel giugno, quelle di destra è quelle che sono verificate nel gennaio, diciamo sono tutte a cavallo tra appunto nella fascia tra Carcagnana e Lunigiana. Soprattutto l'evento del 2013 ha riproposto questa necessità di sviluppare soprattutto i percorsi, come veniva detto prima, di prevenzione e soprattutto di approfondimento delle conoscenze, soprattutto nei centri storici dove si concentrano gli edifici che sono più vecchi e quindi quelli più a rischio. Non partiamo da zero. In Garfagnana e Lunigiana, cioè nella nostra area, questa area c'è comunque un territorio che è organizzato per affrontare le emergenze. C'è un centro intercomunale di protezione civile che è uno dei più avanzati in Toscana, c'è un'organizzazione di volontariato estremamente efficiente, estremamente preparata anche dal punto di vista professionale, può contare su un piano intercomunale di protezione civile che coordina e organizza le azioni per tutto il territorio di altissimo livello, tant'è vero che è stato oggetto il territorio dell'esercitazione internazionale nel 2010, Terex 2010, che ha raccolto squadre di diversi paesi europei ed extraeuropei simulando un terremoto in Garfagnana, diciamo, di magnitudo di 6,4. Ecco quello che volevo dire prima, correlato al discorso dello spopolamento. In questi 1063 km ci sono 372 frazioni, dove vive il 70% della popolazione totale, il 70% circa della popolazione con 65 e il 65% della popolazione con 14. Allora, se da una parte questo frazionamento ha senz'altro contribuito a rendere il territorio molto ricco da un punto di vista di tessuto paesaggistico, e quindi questo ha configurato anche il territorio in quelle forme di assoluto interesse che possono esserci dal punto di vista turistico, qui siamo un'area dove, che vive sostanzialmente il turismo, quindi la connotazione del paesaggio, l'identità del territorio è un'identità fortemente legata alla presenza dell'uomo, e la presenza dell'uomo, come vedete, è molto diffusa. Dall'altra parte però questo sminuzzamento della popolazione richiede una capacità di garantire sicurezza, fra l'altro una popolazione anziana che vive in queste piccole frazioni, piccolissime frazioni, e molto spesso addirittura da sola, in coppia, abbiamo il 68% di famiglie che hanno uno o due componenti. Quindi voi capite che l'aspetto della sicurezza, per mantenere un certo livello di sicurezza su questi territori, è estremamente importante.
quindi del rischio potenziale sismico, non riuscivo dove i piloti della Toscana, i piloti della Toscana sono attesi statisticamente 23 quinto e 7 grado Richter, e tutti gli edifici dell'area si trovano a rischio sismico 2. Però la cosa importante rispetto a quello che si diceva prima, quindi del flusso degli eventi che sono avvenuti nel corso della storia, è che di fatto abbiamo un 38% di fabbricati costruiti prima del 1919, quindi prima dell'evento del 1920, dunque a maggior rischio, mentre il resto, quindi si parla del 62%, sono fabbricati che sono stati costruiti già post 1920 e comunque con caratteristiche costruttive che hanno reso gli edifici più sicuri, e questo l'effetto, diciamo, mancato per fortuna dell'evento del 2013, e comunque i fabbricati sono in buona parte messi abbastanza bene. Cosa vogliamo fare, andando veloci? Con questo, con la nostra strategia, vogliamo contestualizzare una serie di azioni di prevenzione sismica, partendo da quello che già è stato fatto dalla Regione Toscana fino dal 1920 e dal Dipartimento di Protezione Civile. Sono stati fatti degli studi, uno studio mediante schede di vulnerabilità, quindi più che altro uno studio della sismologia del territorio, il progetto VELT, valutazione effetti locali, fatto sempre dalla Regione Toscana dal 1998, ha permesso di effettuare la caratterizzazione sismica del terreno. Con il DOCUP 2000-2006 si è partito con il lavoro di microzonazione sismica, quindi ha interessato 5 comuni della Campania e 10 comuni della Lunigiana. Microzonazione sismica, stiamo parlando sempre di valutazione della potenziale del geologico, della matrice geologica del territorio. Ecco, noi vorremmo incrociare, poi c'è questa ancora sulla microzonazione sismica lavorata al Piano Nazionale della Protezione Civile. Noi vorremmo integrare e arricchire questo incrociando con una analisi invece dell'edificato, quindi di quello che viene costruito, lavorando sostanzialmente sul miglioramento sismico che mi porti a quella che viene definita sicurezza equivalente, quindi una sorta di consolidamento preventivo che mi dia ancora maggiore sicurezza sul territorio. Quindi quello che vedete raccolto qua in questo schema, la parte superiore della linea tratteggiata è l'analisi della sismicità geomorfologica che è stata fatta dai vari soggetti, cioè in Toscana, in Protezione Civile. Noi interveniamo dopo, quindi aggiungiamo ed integriamo facendo un'analisi semplificata sull'edificato e la sua classificazione e promuovendo interventi innovativi pilota di miglioramento sismico, specie nei centri storici. I due ambiti di intervento molto velocemente sono proprio questi, quindi da una parte determinare sulla base delle caratteristiche delle costruzioni le classi di rischio di appartenenza, né più né meno come si fa con le classi energetiche dei frigoriferi o degli elettrodomestici, e quindi la definizione in questa scala che è standardizzata delle 7 tipologie di edifici con vulnerabilità crescente, sviluppare secondo l'ambito di intervento ed incentivare sull'edificato individuato a maggior rischio dei sistemi innovativi. Oggi ci sono c'è la possibilità di incrementare la cosiddetta duttilità degli edifici avvalendosi l'impiego di nuovi materiali come i fibre rinforzate, le lame di composito, quindi non interventi non invasivi che soprattutto nei centri storici possono andare a individuare modelli di consolidamento preventivo. Due azioni correlate a questa, perché secondo noi la strategia deve essere una rete, non può essere una serie puntiforme di interventi che non hanno, cioè di per sé hanno senso, ma in un contesto generale. Quindi quali sono le reti, i due contesti, le azioni correlate più vicine a questa strategia sulla prevenzione sismica? Una, l'istruzione e la formazione. Noi sul territorio abbiamo tanti, alcuni istituti di istruzione superiore, non è possibile che non parliamo di sismica, non è possibile che non parliamo di formazione, di competenze tecniche specifiche sulle metodologie costruttive, sul consolidamento, quindi abbiamo bisogno comunque di aprire questo canale con gli istituti scolastici. E poi le azioni strutturali sui lifelines, quindi vengono analizzate quelle che vengono definite condizioni limite di emergenza, le cosiddette CLE, laddove ci sono elementi di rischio
delle comunicazioni che possono provocare isolamento nel caso di evento, eccetera, occorre individuare degli interventi strutturali. Noi abbiamo chiamato questi interventi azioni cloud, perché sono azioni comunque di nuvola, azioni generali che probabilmente non sono specificatamente rinvenibili all'interno delle risorse della strategia nazionale interna, ma questo ci deve servire, come è stato detto più volte, ad aprire dei canali specifici anche con altri soggetti, con il Ministero per esempio, per andare ad intervenire proprio sulle lifelines. Ci sono diverse risorse che sono disponibili, sulle quali vogliamo lavorare per metterle a sistema. In particolare c'è il documento operativo di prevenzione sismica della Regione Toscana, che prevede 26 milioni di euro per il consolidamento preventivo sia dei privati che del pubblico. Ci sono alcune altre fonti di finanziamento, quindi su quello anche stiamo cercando di lavorare per individuare quali sono le sorgenti possibili. Okay. Basta. No, vi ringrazio. La Carfagnana evidenzia la necessità di una conoscenza di base che serve per capire il fenomeno in cui ci stiamo rapportando, conoscere il territorio, conoscere cosa può succedere, ma parallelamente anche una conoscenza per ripartire, non voglio usare il termine ricostruire, ma proprio ripartire dall'informazione, dallo studio, ma poi quindi far partire nuove attività imprenditoriali, perché tutte queste attività di cui stiamo parlando comunque impegnano il territorio della Carfagnana. Io conosco qualcosina su Barghe o altre aree dove si sta lavorando su quell'innovazione del proprio territorio, che ha trovato in questa opportunità di conoscenza una ripartenza anche imprenditoriale, una nuova rigenerazione, chiamiamola così. Adesso io dovrebbe esserci l'intervento della signora Laura Stabile, ecco, di Lega Ambiente, proprio su questo discorso di rigenerazione, giusto? Bene, prego. Le dirò quando devo fermarla. Sì, qua il cartellino. Quindi parliamo, infatti adesso parleremo di rigenerazione e resilienza proprio di quei borghi e delle aree interne. Voi avete fatto un lavoro. Sì, beh, il tema del rischio per la nostra associazione è centrale, tant'è che nei diversi rapporti, attraverso diverse tematiche, viene affrontato il concetto di rischio e di come comportarsi rispetto ad esso, sia da un punto di vista politico-amministrativo quanto per quanto riguarda poi gli stessi cittadini. Dagli studi, Legambiente sviluppa dei rapporti annuali, due in particolare risultano pertinenti con la tematica affrontata oggi, sono ecosistema rischio e le città alla sfida per il clima. Proviamo quindi ad affrontare il tema della convivenza con il rischio e di come proiettare nel futuro dei territori che altrimenti, concetto tipico di quello delle aree interne, soggetti allo spopolamento e anche ad una certa depauperazione identitaria, hanno bisogno di ripartire ed avere degli strumenti adeguati. Dai rapporti di Legambiente emerge che circa l'80% dei territori dei comuni italiani sono in area a rischio e degli 11 milioni di edifici circa 6 sono inadeguati sismicamente, in base anche a quello che ho visto prima, e 1,5 milioni sono in area a rischio idrogeologico. Occorre quindi avviare delle politiche che da un lato che stimolino la prevenzione, ma occorre non solo intraprendere delle azioni che mirino ad un rinforzo strutturale dei territori piuttosto che delle strutture. Occorre sviluppare in un certo senso delle politiche di adattamento, perché siamo in una fase in cui i cambiamenti climatici ci portano a portano degli eventi meteorologici estremi, la cui causa poi, il cui effetto diventa non solo la perdita di vite umane, ma anche una perdita economica, un depauperamento sociale e culturale.
e su questo secondo noi bisogna anche intervenire. Sicuramente il ruolo strategico è rappresentato dai comuni, che hanno una importante funzione rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, e poi sono anche la prima autorità di protezione civile, e come tale quindi svolgono secondo noi un ruolo determinante. Ma non bastano delle regole che si impongono o da seguire, occorre avviare delle strategie che coinvolgano, secondo diverse responsabilità, tutti gli attori del territorio, perché poi la prevenzione attiva del territorio la fanno gli agricoltori che coltivano in maniera più o meno compatibile i terreni, lo fanno i tecnici che progettano e lo fanno i cittadini che scelgono di vivere in un'abitazione piuttosto che in un'altra. E quindi è un sistema complesso che deve funzionare e che deve essere, deve avere degli strumenti idonei affinché ciascuno possa essere messo nelle condizioni di convivere con il rischio, perché non è detto che il rischio deve portare, soprattutto per le aree interne ricche dal grande potenziale attrattivo, ricche di patrimonio culturale, che non possono assolutamente andare dispersi. E in questo la strategia può essere sicuramente comune, può essere quella della riduzione del consumo di suolo, che viene sancita anche da una legge nazionale approvata alla Camera ma ancora ferma al Senato, che individua nella rigenerazione una delle possibili vie, dove per rigenerazione non si intende quindi soltanto un recupero funzionale e strutturale di un bene piuttosto che di un territorio, ma individuare e riportarlo alla sua vocazione naturale, innovandolo in maniera sostenibile e secondo il principio della resilienza, che poi è un'attitudine, un concetto sociologico, biologico, ingegneristico, ma è per noi la tendenza di un sistema a adattarsi a dei cambiamenti, in particolare in seguito a degli shock di natura antropica o di carattere naturale. E possiamo pensare quindi a tutti gli eventi catastrofici dopo i quali occorre ripartire da qualcosa, e sicuramente si può ripartire dalla memoria, dal valore dei luoghi e dal forte potenziale degli stessi, ma occorre proiettarli nel futuro migliorando la sicurezza. E risulta quindi prioritario adottare questo tipo di strategia, che vada nell'ottica della riduzione del consumo di suolo, del risparmio energetico, dell'ottimizzazione delle risorse. E secondo noi la nostra associazione può avere un ruolo determinante, proprio perché lavorando dal basso e lavorando per implementare questo tipo di consapevolezze può diventare lo strumento attraverso cui nei territori si sviluppi resilienza e quindi questi territori siano in grado di rigenerarsi. Grazie. Parto un discorso di resilienza, ma il concetto di dare sicurezza e lavorare verso un percorso di adattamento sono secondo me due passaggi fondamentali in una visione strategica per la ripartenza di un territorio. Prima parlavamo appunto abbiamo parlato fino adesso di un problema che sta sotto, diciamo così, la superficie. Adesso passiamo invece a saliamo sulla superficie, andiamo sul territorio, perché la matrice su cui poi si sviluppano tutte queste aree sismiche italiane, ma soprattutto le aree interne italiane, è una matrice forestale. Il collegamento con la matrice forestale è legato fondamentalmente a quello che tutti i relatori fino adesso hanno tirato fuori, cioè il problema dell'abbandono del territorio. L'abbandono del territorio sta avendo gli stessi risultati di un'azione antropica esagerata, cioè quello di un processo di degrado e di pericolosità sempre più alto. Il dissesto idrogeologico l'abbiamo visto in precedenza. L'intervento è quale? Qual è? Quello di tornare verso una gestione del territorio, una gestione agro-silvopastorale di questa matrice in cui si sviluppa la progettazione di queste strategie poi del territorio. Infatti Marco ci parlerà proprio di questa matrice forestale
che, diciamo così, mette insieme tutto il territorio italiano, quindi anche le singole aree interne. Grazie Rao, grazie per l'invito a parlare di queste cose. Dico subito che ci sono dei legami stretti con gli interventi che mi hanno preceduto. Accenderò poi a qualcuna delle filiere che sono già emerse, la filiera bioenergetica, quella legata agli consolidamenti strutturali, quella dei servizi ecosistemici, tipo l'importanza delle foreste per i dissesti, la prevenzione e la sistemazione idraulico forestali. Però permettetemi prima di fare un piccolo quadro nazionale sul lavoro che stiamo facendo come osservatorio sulle aree interne che abbiamo costituito tra centro di ricerca del nostro Ateneo, l'Università del Molise, e Fondazione Montagna. Perché? Perché queste aree interne, che sappiamo purtroppo, questa prima detta Luigi ci sono dello spento, sono la spina dorsale della nostra penisola e hanno una forte sovrapposizione con il tema della montagna, e sappiamo che la geografia forestale italiana è la geografia della montagna, era la geografia della fame fino al dopoguerra, al secondo dopoguerra, ed è poi diventata la geografia della montagna, che poi, guardate, importantissimo, è una geografia che coincide anche, forse nella tavola rotonda, non so se ci sarà Federparchi, con la geografia di fatto delle aree protette. Questo è un tema che non è, grazie mille, non è assolutamente banale rispetto al fatto che queste aree protette possano essere laboratori di buona gestione territoriale e che invece spesso fuori dalle aree protette abbiamo fallito nella sperimentazione di gestione effettivamente sostenibile. Alcune delle parole chiave che sono uscite ieri, molto significative, sono certamente legate spesso al tema delle persone nei luoghi e place-based approach che ha proposto Fabrizio Bacca. E così hanno tolto la corrente del tutto. No, hanno tolto l'energia in senso perpetuo. Ho detto da lui, ci hanno staccato tutto. Grazie. Forse può essere significativo ricordare un attimo rispetto amore, a dei servizi, vedrai che mi accenderò le luci, perché che sono un innesco di una serie di filiere a noi più o meno sconosciuta nella consapevolezza della cittadinanza. Dall'inizio del secolo scorso, Serpieri, che ha fatto la prima legge forestale d'Italia, in cui il consenso idrogeologico vi dichiarò luoghi anche ancorché proprio legato alle funzioni che le foreste svolgono. Ma se guardiamo all'evoluzione che hanno avuto queste coperture nel nostro paese, pensate a questo esempio che ci porta nel 1936 la carta della edilizia forestale a una copertura del 20% del territorio nazionale, 6 milioni di ettari circa, che sono diventati il 30% nel 1990, ma che oggi, se andiamo a vedere tutti i dati, e questo dei dati è un problema molto grosso che dobbiamo affrontare, bisogna rimettere mano ai dati sui sistemi agroforestali del nostro paese e soprattutto su quelli forestali, visto che l'Istituto Centrale di Statistica li ha abbandonati da tempo, ma oggi al 2015 anzi siamo certi che la superficie forestale sia ormai arrivata al 39%, quasi 12 milioni di ettari. Da un momento all'altro, negli ultimi dati, ci aspettiamo il famoso superamento. Questa forse sarà finalmente una notizia per la pubblica opinione e i media, quando la copertura forestale supererà le coperture di tipo agricolo, se sommiamo seminativi e coltivazioni arboree, come vedremo tra poco. E guardate che questo tema si lega poi a una serie di altre tematiche di tipo ecologico e di relazione, che è un'altra parola che emerge tantissimo, relazione tra le persone e i luoghi e quello che succede a livello di dinamiche ecologiche. Pensate al problema che il Ministero dell'Ambiente dibatte ormai da quasi 2 anni del famoso piano d'azione per il lupo, un grande carnivoro, specie simbolo, e che è strettamente correlato, se guardate quelle cartine in basso, all'evoluzione del territorio che c'è stata dal secondo dopoguerra ad oggi, con tutto quello portato nel vissuto dei luoghi, ma o anche nel vissuto delle categorie invece urbane, che sono legati essenzialmente a forti contraddizioni che noi non siamo spesso in grado di risolvere o di spiegare e che si manifestano primariamente, se non essenzialmente, nelle aree interne. E allora, se dalla scala nazionale passiamo un attimo all'ambito dei mille comuni, all'ambito specifico
delle aree interne, vediamo che questi fenomeni sono quelli che sono estremamente evidenti in questo ambito, lì dove appunto la superficie forestale di queste aree, che un tempo fino al secondo dopoguerra era ancora stata fonte di sopravvivenza, pensiamo soltanto che si è parlato di Garfagnana e Lunigiana al ruolo del castagno durante la guerra e quante persone ha salvato dalla morte per fame o dall'emigrazione forzata, ma se guardate l'evoluzione di queste due grandi categorie, che sono i seminativi, e metto i seminativi perché come vedremo le coltivazioni arboree si comportano in modo leggermente diverso legato a filiere ad alto valore aggiunto, il vino, ma i seminativi invece sono quelli qui oggi, nei prodotti tipici che abbiamo visto, potrebbero legarsi tantissimo il panificio di Aleano spettacolare con un pane meraviglioso a quel tipo di frumento duro che viene da interne. Beh, eppure l'evoluzione che stiamo vedendo della tematica dei seminativi è un'evoluzione abbastanza drammatica, siamo ormai ai 5 milioni di ettari nelle aree interne di seminativi, ma siamo certi che negli ultimi 4 anni questa percentuale, questa superficie sia ulteriormente fortemente diminuita. Quindi non è soltanto una questione di inesorabile cambiamento di tipo economico o demografico, come abbiamo detto, ma anche una situazione che va assolutamente collegata a dinamiche territoriali che rispecchiano peraltro un gradiente che storicamente si è manifestato dal secondo dopoguerra ad oggi. Cioè, se guardate la curva, questa curva, scusate che mi ha fornito Raul, la curva in basso, ci dice come questo gradiente, quello che è cominciato, pensiamo al fenomeno dell'abbandono delle malghe sulle Alpi, e poi progressivamente scendendo, oggi, 2014, la cartina a sinistra dell'Italia in colore rosso ci dice il grado di spopolamento, dove spopolamento non vuol dire soltanto invecchiamento, l'invecchiamento di per sé, dei demografi ci dicono che non è un fenomeno negativo, perché ha una doppia valenza legata anche all'aumento dell'aspettativa di vita e alla longevità. Il nostro vero problema è la mancanza del reclutamento delle classi giovani nella piramide demografica, e questo è il, come è stato peraltro detto, ma forse è bene sottolinearlo. Beh, oggi vediamo che questo gradiente di progressivo abbandono e spopolamento è arrivato al sud e sarà ancora più manifesto nei prossimi anni nelle isole, le due grandi isole nostre che hanno una caratterizzazione ecologico-territoriale specifica, pensiamo di nuovo ai seminativi per esempio per la Sicilia o al ruolo che in Sardegna invece svolgono le dinamiche di copertura del suolo. La Sardegna, nessuno più o meno lo sa, ma è la regione forestale più importante d'Italia. Se domandiamo forse anche in questa sede a qualcuno qual è la regione forestale più importante d'Italia, tutti quanti dicono il Trentino, che poi non è una regione, è una provincia autonoma, ma in genere nel 99% dei casi la risposta è questa, anche per raccontare il grado di consapevolezza. Ma guardate invece l'istogramma che collega spopolamento, abbandono agricolo e ricolonizzazione del bosco. Espansione delle superfici legate a fenomeni naturali che possono essere anche molto veloci, non so se qualcuno ieri ha avuto modo di vedere, oltre ai meravigliosi movimenti che ci sono nelle argille di questi spettacolari calanchi, la quantità di ginestra dei carbonari sparso in uncio, in quel fiore, ecco, quello lì è una cosa che se guardate alcuni ambiti, per esempio ha invaso gli oliveti abbandonati, si vedono molto chiaramente anche stamattina dal panorama vicino alla chiesa madre, si vedevano delle cose spettacolari, o tantissime superfici che erano seminativi a cerealicoltura, senza nessun dubbio. Bene, queste tre cose sono estremamente collegate, e la decolonizzazione del bosco, dicevo, può essere anche estremamente veloce. Noi assistiamo nelle aree interne, pensate, delle prealpi, ad un passaggio diretto da seminativo a bosco, gli aceri frassineti, una categoria che, come dice la parola, ho scelto questa facile, caratterizzata dall'acero e dal frassino, che abitualmente, storicamente invece nei nostri boschi non erano specie incentivate, perché specie che davano dei prodotti di scarso valore dal punto di vista energetico. Non li ho citati a caso perché invece sono filiere che oggi possono essere ad alto valore aggiunto. Allora, dobbiamo collegare alla dinamica demografica certamente l'andamento di questi gradienti e tenere d'occhio anche però quel listogramma, il colore marrone spero si veda, che è quello che racconta dell'evoluzione delle coltivazioni arboree, vite, olivo, agrumeti, altri frutteti, tanto per darvi un po' un'idea. E allora ieri si parlava di faglia città-campagna, l'intervento che mi ha preceduto ha accennato a una delle tematiche
più importanti della schizofrenia della pianificazione del nostro, inconsapevole del nostro paese, quella del consumo di suolo. Bene, se guardiamo di nuovo il dato nazionale, noi assistiamo ad una situazione veramente incredibile. In rosso quei puntini lì raccontano della trasformazione più grave che c'è stata negli ultimi 30-20 anni, dal 90 al 2015, 25 anni, che è quella che fa il passaggio direttamente di copertura del suolo da seminativo a urbano, a territorio dove urbano vuol dire non soltanto residenziale, ma vuol dire anche infrastrutturale, commerciale o industriale, i capannoni della Tremonti, per darsi un'idea. E parliamo di superfici assolute, non pensate qua dentro manca tutto quell'effetto indotto dal consumo di suolo che non possiamo quantificare, cioè possiamo quantificare, ma è una cosa un po' sofisticata, che è legato agli spazi interstiziali. Non so se avete in mente area non interna, Pianura Padana, l'alta velocità Bologna-Milano, tra l'autostrada, le complanari fatte per l'alta velocità stessa e la vecchia linea, ci sono dei territori che negli ultimi 10 anni vediamo sono punto di abbandono totale, gli agricoltori non possono più utilizzarle e quelle sono cose che andrebbero sommate. E se ci mettiamo dentro un altro servizio importantissimo, anzi il supporto a tutti i servizi ecosistemici, la biodiversità, quelli vediamo che sono fonte invece di diminuzione di biodiversità, perché per quello che arriva negli spazi interstiziali, periurbani o infrastrutturali, sono specie aliene ed esotiche e a bassissimo grado di possibilità potenziale di utilizzo. E questi sono fenomeni indotti che stiamo studiando e su cui invece le aree interne hanno una forte capacità di resistenza. Allora, ieri si accennava a questa tematica della possibilità che dalle aree interne parta anche un meccanismo tutto sommato di riscatto sociale, di presa di consapevolezza del paese e dei suoi problemi. Beh, anche dal punto di vista ecologico questo pensiamo possa essere una cosa da prendere ad esempio. La faglia città campagna si evidenzia sempre di più da questo punto di vista, non soltanto nell'abbandono delle aree interne delle montagne, ma addirittura nelle zone centrali con la schizofrenia della invasione delle aree rurali da parte delle aree invece urbane. I numeri sono chiarissimi, sono dati non inventati, sono dati ufficiali dell'inventario dell'uso delle terre d'Italia che il Ministero dell'Ambiente e del Territorio, speriamo che l'Istat possa usufruire in maniera positiva anche per le statistiche congiunturali, non quelle, soltanto quelle strutturali, prepara, utilizza questi dati per il rapporto che l'Italia deve fare, il NIR, il Nation Climate Report, per il protocollo di Kyoto. Quindi sono dati che utilizziamo ufficialmente in un ambito e in un settore, in una filiera specifica. Dicevo appunto di filiere, dicevo di filiere che sono tante quelle che potrebbe innescare questo terzo, anzi questo più di un terzo della superficie nazionale che è legato alla copertura delle foreste. E sono filiere di economia circolare, sono filiere legate alla green economy o bioeconomy, sono filiere su cui noi siamo rimasti certamente indietro come paese, anche se sentiremo poi che sulla bioenergia siamo invece molto avanti, pur non avendo un riconoscimento ufficiale dei numeri che ci sono, ma pensiamo anche alle filiere legate, non so, alla chimica verde, pensiamo alle filiere legate agli altri servizi ecosistemici come la fissazione del carbonio. Da questo punto di vista forse è già uscito qualche accenno, dobbiamo pensare anche ai pagamenti per i servizi ecosistemici, a retribuire in qualche modo anche nel dialogo tra pubblico e privato gli utenti di un servizio. Pensate al bene acqua che viene tutta dalle aree interne per i centri e le zone invece urbane fortemente dipendenti dalle aree interne per il tema dell'acqua, sempre di più lo saranno in futuro. Ma qual è il riconoscimento? C'è un pagamento per questo servizio ecosistemico alle aree interne? Difficile trovarlo. Brescia, la 2A ha cominciato a fare qualche cosa, l'AEM fece qualche cosa sui laghi del Parco Nazionale dello Stelvio, ma siamo indietro rispetto a quello che succede a Vienna, per non parlare di New York col bacino dell'Hudson e il pagamento storico di un contributo per la gestione forestale ai fini della fornitura idropotabile dell'acqua alla città di New York. Roma c'ha 27 acquedotti che vengono dal Reatino, ma siamo ancora ai tempi dei Romani. I Romani sfruttavano paro paro i Sabini e i Reatini. Un minuto solo, proprio legandosi a queste filiere è uscito il tema Amatrice, è stato fatto come esempio. Pensate a Mare Amatrice, quel bellissimo luogo tutto di legno,
strutturalmente costruito di legno pensato da Boeri, di cui ho messo quella frase. Ci siamo fatti l'esperienza del Friuli, dove nel 76, poi ce lo siamo un po' dimenticati, ha avuto inizio la filosofia di consolidamento degli edifici con grande uso del legno per tetti solari e tavolati. A Matrice, quei 4-5 condomini che sono collassati su se stessi, in cui il tetto è rimasto integro, ma ha schiacciato i 4-5 piani. Non bisogna essere originari di scienza o tecnica delle costruzioni per pensare che si fossero stati fatti in modo diverso negli anni 70-80, forse avremmo avuto esiti diversi. Perché lo cito con grande, anche un po', se vogliamo, da forestale, di amarezza? Perché quando siamo stati da Matrice, lì era evidente vedere entrare e uscire dal cantiere, bellissimo, realizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia, su progettazione italiana. Con quale legno? I camion tagliati Lubiana, tutti. Ed è una pazzia, peggio perché alcuni, sicuramente molti di quei tronchi utilizzati per fare i solai erano legname friulano comprato dagli sloveni in Friuli, portato al parco del Triglav a Lubiana, trasformato e ricomprato da noi, perché questa è la situazione del nostro paese. Ed è una pazzia, è una pazzia. Sulla bioenergia sentiremo ancora anche lì delle belle. E allora, per chiudere, abbiamo una serie di punti che il Forum Nazionale del Forestale sta sviluppando. Teniamo molto a portare l'attenzione dell'opinione pubblica il fatto che l'abbandono non voglia dire protezione, non voglia dire automaticamente qualcosa di positivo, non lo è più questo. L'ambientalismo degli anni 70 se ne è accorto che dobbiamo gestire l'abbandono, non è un simbolo assurdo, dobbiamo in qualche modo farlo, almeno scegliendo di abbandonare qualche cosa per alcuni servizi ecosistemici, ma non per altri. Questo potrebbe anche essere una scelta. E le chiamiamo riserve integrali. A quel caso le chiamiamo aree protette, riserve integrali delle aree protette, come dire. Bene, tutte queste cose le troverete volendo in un libretto accennato, che è il nostro manifesto del nostro centro di ricerca, che abbiamo appena cominciato, appena stampato e prodotto, con una prefazione di Enrico Borghi. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore. Abbiamo provato ad applicare qualcosa nell'area pilota del Matese, su cui abbiamo cercato come centro di ricerca di dare un supporto. E l'ultima cosa che voglio dire, che ieri mi è piaciuta molto, è la cosa positiva, la nota positiva, le strategie, la stagione delle strategie che effettivamente stiamo avviando, di cui dobbiamo rendere più consapevoli l'opinione pubblica. Credo che l'intervento di ieri pomeriggio, la plenaria, sia stata molto bella, quella tra Giovannini e Barca, da questo punto di vista, con questo grande sforzo anche dell'alleanza, sia un segnale importante, molto importante. L'importante adesso è anche cercare di mettere, di collegare queste strategie, che non siano a ognuna con una visione propria, separata, e che non guardi a quello che succede nelle altre strategie, dal capitale naturale, all'area interna, alla biodiversità, ai cambiamenti climatici, a quella del sustainable growth e sviluppo sostenibile. Scusate se per un minuto di più. Grazie, no, non ti preoccupare. Allora, secondo me sono stati toccati dei punti importanti. Adesso, con l'ultima presentazione, facciamo proprio economia circolare, cioè chiudiamo questa sessione ritornando anche ai concetti che sono stati affrontati nella prima parte. Ricordiamoci una cosa: il patrimonio forestale è stato in Italia riconosciuto come antropizzato per il 92%, anzi 98%. Cosa significa antropizzato? Significa che quello che è riserva oggi considerata integrale, naturale, in Italia esiste solo dove l'uomo non è arrivato, cioè significa il 98% della superficie forestale italiana. Tutti gli alberi che noi oggi vediamo, anche nelle fasi abbandonate, sono lì perché l'uomo ha voluto che fossero lì. Entrate in un castagneto, guardatelo attentamente, vi accorgerete che stiamo parlando di alberi posti in momenti e in posizioni particolari, una faggeta, un querceto. E questo rappresenta proprio la convivenza tra uomo e bosco, che è millenaria, perché la nostra economia solamente negli ultimi 60 anni è un'economia industriale. Per 7.000 anni è stata un'economia agro-silvo-pastorale, ed è un'economia che ha caratterizzato il territorio. Caratterizzato il territorio, e l'abbandono oggi sta portando a perdere grandissima qualità dei prodotti agroalimentari, grandissima perdita di biocultura, cioè proprio quell'accordo tra mondo naturale e uomo, che crea cultura e crea un prodotto, una biodiversità, grazie a quel binomio, agli ecotoni bosco-prato, bosco-agricoltura. Una battuta che spesso ricorre: non stanno fuggendo solamente i cervelli dall'Italia. Un rapporto della Lipu ci segnala che il gallo forcello se ne sta andando dall'Italia.
passa le Alpi e se ne va in Svizzera, perché in Svizzera vengono finanziati con della defiscalizzazione gli alpigiani a mantenere l'ecotono bosco prato, a lasciare delle arene all'interno del bosco e togliendo l'avanzamento del bosco. Il gallo cedrone, che ha bisogno di queste aree per la sua riproduzione, per il suo accoppiamento, lì le trova, in Italia non le trova più, perché non c'è più nessuno che fa questa attività e quindi stiamo perdendo diversità. Il gallo cedrone, ricordiamoci, le penne sono quelle dei bersaglieri, quindi un patrimonio nazionale da un certo punto di vista. Ricordiamoci l'ultima cosa e poi lascio la parola appunto al collega. Le prime tre voci di importazione dello Stato Italia sono, la prima è energia, e noi importiamo energia, petrolio, gas fondamentalmente, ma non solo. E Marino ci spiegherà anche cos'altro importiamo per fare energia. La seconda voce sono prodotti agroalimentari, e noi siamo il Made in Italy per la produzione di prodotti agroalimentari trasformati. Ma la terza voce è legno. Noi siamo un paese che importa legno e legname, legno da lavoro e legno d'opera, eppure siamo i primi trasformatori in Italia, scusate, in Europa, i secondi nel mondo nella produzione di mobili e materiali trasformati. Riconoscere il ruolo della gestione, cioè di chi fa gestione nel bosco, significa anche dare valore al prodotto legno italiano, cioè significa anche riconoscere che un prodotto di qualità nazionale non è solamente la firma del designer italiano, ma è anche il fatto che viene da un bosco italiano, da un bosco che ha delle caratteristiche particolari, Canziglio, la faggeta di qua, la faggeta di là, si può dare anche un nome specifico a quel mobile che abbiamo. E quindi dare un ritorno a chi sul bosco fa gestione per avere un reddito, ma poi anche riconoscere poi a valle, quindi giustamente Marco parlava dei servizi ecosistemici idrici, riconoscere a valle chi ci garantisce l'acqua potabile, ci garantisce un assetto del territorio, eccetera, eccetera. Questo si può fare, gli esempi sono tanti, non servono gli incentivi, non serve il sostegno che esiste, ma serve ad esempio una politica di defiscalizzazione anche, banalmente. Questo riporta i giovani a lavorare. Un'attività di questo tipo la Lombardia l'ha avviata e l'unica voce che non è calata nel momento di crisi delle imprese nella Lombardia è proprio, guardate caso, l'imprese silvicole, cioè le imprese di taglio e trasformazione. Perché dico un'economia circolare e torniamo alla partenza? Perché le aree interne possono essere un laboratorio importante per quanto riguarda l'autoapprovvigionamento, per rendersi autonome da un punto di vista energetico. E questo si può fare se ci sono le possibilità, considerando che il 49% in media delle aree interne è coperto da bosco, e arriviamo anche appunto dell'80%, perché, quindi abbiamo una risorsa importante, noi possiamo valorizzare da un punto di vista qualitativo questo legname, creando un autoapprovvigionamento per la stessa area locale, che possa diventare poi quell'autonomia energetica che rende, in quel discorso anche di prevenzione da eventi calamitosi, anche la possibilità di avere subito energia e calore a disposizione. Quindi la domanda che vorrei poi chiudere, queste sono le conclusioni, scusami Marino, poi ti lascio fino alla fine, ma la domanda con cui io vorrei concludere questa sezione è la conclusione è una domanda. La risorsa naturale, in particolare quella forestale, per le aree interne, è un'opportunità o un limite? Perché sembra dalle strategie che vengono fuori, dal sentito comune, che è un limite, invece è una grandissima opportunità. E in quest'ottica appunto ho chiesto a Marino di portarci l'esperienza di Agile. Grazie, scusami. Possiamo fare applauso a lui in questa bellissima. Qualcuno di voi lo conosce, però forse merita anche di essere. Dai Marino, non hai tempo. Invece rubo un pezzo del mio tempo per parlare di te. In questo momento la Romano si sta dedicando a un grande impegno insieme con tanti di noi, la riforma della legge quadro forestale, che ha una storia antichissima ma che è. Come molte cose di questo paese ha bisogno di riforme e lui è uno degli artefici della riforma legge quadro che le origini risale al 1920, quindi abbiamo bisogno di il paese è cambiato e quindi lui è una delle migliori teste che abbiamo che riflettono sulle nuove politiche forestali di questo paese. Va bene, poi ti stacco la sigla. Se avessi rifatto la mia comunicazione adesso sulla base di quello che ho sentito questa mattina, avrei fatto delle modifiche, delle trasformazioni, perché ho ascoltato delle cose che mi hanno dato dei forti stimoli e quindi la difficoltà è innestare un discorso molto specifico su un ragionamento di carattere così intrecciato, di carattere generale. Provo, salterò alcune slide per risparmiare un po' di tempo, però vorrei restituirvi qualche riflessione di questa natura. Allora, molti di voi dell'intervento iniziale, l'ultima parte dove ha parlato delle imprese, in queste aree interne abbiamo bisogno di rimettere in moto le imprese
E come possiamo farlo se non valorizzando le risorse endogene, quelle che abbiamo sotto i piedi? Una delle esperienze interessanti è questa, certamente non l'unica, ma dalla quale possiamo trarre alcuni spunti, alcuni ragionamenti. Salto il sommario. Abbiamo parlato delle superfici forestali. È interessante dire che, contrariamente a quello che si pensa, la foresta è privata, non è pubblica, il 66% è di proprietà delle persone e non è niente vero, quindi è ancora meno, cioè, è più problematico ancora fare politiche rispetto a un contesto che ha questa natura. E ci sono molti luoghi comuni che vanno sfatati. L'altro luogo comune che va sfatato è che rispetto a un incremento annuo di 32,5 milioni di metri cubi di materiale, cioè il bosco cresce ogni minuto, ogni secondo, noi in realtà preleviamo solo 7,8, cioè preleviamo niente, siamo la maglia nera in tutta l'Europa, siamo il paese europeo che prelevano meno rispetto agli accrescimenti. Ed è anche per questo che il bosco cresce, dal dopoguerra ad oggi è più che raddoppiato e continuerà in questa evoluzione. E non è il frutto di una politica, è il frutto dell'abbandono. E questo dobbiamo ridare valore per recuperare una strategia. Provate solo a immaginare, l'Austria ha percentuali di recupero sull'accrescimento del 70%, noi siamo al 24%, siamo in una condizione... Il GSE ci dice che sulle rinnovabili, la prima rinnovabile che noi abbiamo sono le bioenergie, e non è perché noi quando ragioniamo delle rinnovabili parliamo sempre dell'elettricità e ci dimentichiamo che l'energia va vista tutto tondo, termica, elettrica e dei trasporti. Le bioenergie ormai arrivate a 7,8 megatet come unità di misura rispetto al totale di oltre 20 megatet. Una cosa interessante da darvi per collegare, queste sono tutte le megatet, è un'unità di misura, milioni di tonnellate equivalenti petrolio, no? In questo caso tutta l'energia che si produce da fonti rinnovabili in Italia è questa, la quota che è come dire, in qualche modo ascrivibile al segmento delle biomasse forestali è questa, cioè in buona sostanza cosa vuol dire? Più del 30% delle rinnovabili. Noi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, 4-5 anni prima del 2020 abbiamo raggiunto l'obiettivo europeo del 17% di energia rinnovabile per il nostro paese, ma se non ci fosse questo pezzo precipiteremo all'11,5% e ridiventeremo maglia nera europea. Ma un altro elemento interessante che molti non, anche dei luoghi comuni, tutto il fotovoltaico italiano, ed è un patrimonio importantissimo, mezzo milione di apparecchi, di installazioni, produce un terzo di tutta l'energia trasformata in milioni di tonnellate di petrolio provenienti dalle biomasse solide, e questo è un altro elemento importante. Siamo dentro degli obiettivi delle roadmap europee che faranno crescere i nostri meccanismi, procedi pure. Nel meccanismo della gestione forestale ovviamente abbiamo prodotti legnosi di vario tipo, cioè premi pure, vediamo se ecco, perfetto. Ci sono sottoprodotti e prodotti naturalmente, premi ancora. In una strategia di valorizzazione a cascata, naturalmente il materiale